Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati alla rubrica Caffè Mercati. Un saluto da Riccardo Zago, torno dopo un po' a tenere la rubrica Caffè Mercati del mattino. In questi giorni, barra settimane, vi ho lasciato nelle mani del bravissimo Samuele Malano. Oggi voglio fare questa video analisi perché ci sono degli argomenti, a mio avviso, molto molto interessanti, anche su strumenti. Andiamo a focalizzarci su degli strumenti che sono un po' diversi dal solito. Ricordo però, prima di andare a vederli sulla piattaforma del broker Kimura Trading, che nella sezione appuntamenti trovate oggi il trading live. Anche quest'oggi, ultimamente lo stiamo facendo dalle ore 17 alle ore 18, siete invitati, insomma, vi aspetto come sempre numerosi. In mia compagnia ci sarà anche quest'oggi Giancarlo Prisco. Andremo a parlare di volume profile sul mercato valutario, delle correlazioni e se ci sarà chiaramente occasione anche un po' di operazioni sugli indici azionari. Dalle 17 alle 18 dovrebbe comunque sempre muoversi qualcosa. Detto ciò, io direi di andare sulla piattaforma del broker Kimura Trading, iniziando a parlare dell'indice Italy 40. Allora, al momento, come potete notare, siamo di fronte a una lateralità, a un trend laterale rialzista. Sul giornaliero lo notiamo meglio, eccoci qui, lateralità rialzista. Bene, quindi io sto andando alla ricerca di che cosa? Sto andando alla ricerca di una possibile rottura al ribasso del livello di 24.300 punti. La rottura dei 24.300 punti potrebbe aprire spazi molto interessanti con un obiettivo che segnaliamo qui in area 23.600 giù di lì e poco più in basso sulla linea Kijun dell'indicatore Ichimoku, che andremo a seguire poi giorno per giorno al momento che si trova in area 23.000 punti. Ricordiamoci però che qualora entrassimo in posizione abbiamo uno stop loss da posizionare. Lo stop loss da posizionare lo andremo proprio a inserire sopra quelli che sono i massimi precedenti, quindi intorno alla soglia dei 24.800. Al momento, poi se scendiamo anche su timeframe inferiori, non ci sono dei segnali ribassisti. Entrare adesso chiaramente è un po' più aggressivo, si può anche valutare, però secondo me la rottura di 24.300 darebbe un buon segnale ribassista. Perché entriamo short? Perché insomma nell'ultimo periodo i prezzi hanno spinto veramente molto, quindi ci attendiamo una fase di ritracciamento. Qualora questo livello venisse rotto, entreremo al ribasso. Dopo però aver visto l'Italy 40, vorrei ricordare che stiamo portando avanti delle operazioni anche sulle materie prime. Sul copper, in primis, siamo entrati in posizione al rialzo, abbiamo preso un piccolo stop la settimana scorsa, abbiamo atteso quindi delle conferme in più. Molto interessante il minimo che si è creato questa notte in area 359, siamo sul time frame orario, minimo che va a testare anche la nuvola di Ichimoku, comunque l'accumulo dell'indicatore, e da qui sarà molto molto interessante capire se ci sarà una rottura al rialzo di 365. La rottura dei 365, ragazzi, aprirebbe la strada a un rialzo abbastanza importante. Ho una view rialzista su questo strumento perché statisticamente da qui a dicembre, scusate, da qui alla metà di dicembre, quindi più o meno un mese, 3 settimane, abbiamo una tendenza rialzista per quanto riguarda il rame. Andiamo però ad analizzare un'altra materia prima, il cotone. Eccoci qui. Anche qui abbiamo una view rialzista. C'è stato un primo segnale di inversione proprio ieri. Noi siamo già long qui, per chi è all'interno del gruppo Traders Club lo sa bene. Molto interessante anche qui la creazione di questo minimo crescente rispetto al minimo precedente. Anche qui mi aspetterei una rottura del livello di 83,50 per poi andare a puntare a un massimo in area, a un target finale in area 86. Che andiamo subito ad evidenziare. Quindi queste sono le tre operazioni che stiamo portando avanti. L'Italy lo stiamo aspettando, lo analizzeremo anche oggi pomeriggio al Trading Live delle ore 17. Infatti, io rinnovo l'invito a partecipare dalle 17 alle 18. Ragazzi, con questo ho concluso. Auguro una buona giornata e un buon trading a tutti.